Salve a tutti ragazzi, bentornati su questo canale. Oggi è Halloween e ho deciso di fare un video, in questo caso, diciamo a tema, insomma. Parliamo di costumi, ma questa volta parliamo di costumi di Jill Valentine. Alcuni di voi mi hanno fatto venire l'idea e ho deciso di metterla in pratica. Quindi oggi una top 10 dei miei costumi preferiti di Jill Valentine. Alla numero 10 troviamo, secondo me, la camicia blu con i jeans in Resident Evil 3 del 1999. A me questo vestito non dispiaceva. Beh, non è che ci sia chissà che cosa. Questo vestito a me non dispiaceva. Ditemi voi cosa ne pensate, insomma. Alla numero 9 troviamo il vestito militare di Resident Evil Rebirth di Jill. Vabbè, questa top è di Jill, però sono dettagli. Come vestito, cioè, è interessante, molto interessante. Non trovo gli occhialoni in mezzo alla villa, però vabbè, sono dettagli. Quelli sono occhiali militari, diciamo così. Andiamo avanti. Alla numero 8 troviamo il vestito che indossa in Resident Evil Revelation. Questo vestito non mi dispiace, e giustamente è un outfit inerente alla situazione nave, è impermeabile, una tuta, è aderentissima ovviamente per far contento a chi vuole vedere le curve di Jill, e quindi io lo metto all'ottavo posto. Al settimo posto abbiamo un'altra tuta, ed è quella di Resident Evil 5. Altra gente contenta con l'aderenza di questa tuta, per non parlare della successiva scollatura. In ogni caso, i colori sono sempre quelli classici di Jill. Il biondo di Jill non mi dispiace neanche quello, devo essere sincera, come personaggio. Al sesto posto troviamo Jill in canotta bianca in Resident Evil 3 Remake. Uno dice, ma che cavolo di vestito? Beh ragazzi, a me piace, cioè, vediamo una Jill vestita in modo casual, per i fatti suoi, in casa sua. Per carità, a me piace, è un vestito semplicissimo. Però vediamo un po' di Jill nel suo io, nella sua personalità, per come si veste in modo casual in casa sua, una magliettina bianca, canotta, quello che è. Comunque, alla numero 5, paradossalmente ragazzi, io ci metto il vestito Beard Lady di Resident Evil 5. Uno dice, vabbè, ma è la stessa quella della tuta. Sì, ma è sotto, sopra, il cappuccio, il mantello nero, la maschera. Madonna, che fighissimo secondo me, cioè non... Per nascondere Jill, in ogni caso, è un personaggio figo. A me piacciono questi vestiti, comunque molto particolari, che coprono il volto. Probabilmente se vedete i miei vari gameplay di vari giochi, Souls e tutt'altro, noterete che io faccio sempre personaggi molto coperti, con mantelli, tutte queste cose qua, cappucci. Vabbè, comunque. A me piace parecchio questo vestito ed è anche molto misterioso, eppure carino senza la maschera, perché comunque si vede la faccia di Jill. Non mi dispiace, mi piace tanto. Alla quarta posizione mettiamo il vestito classico di Jill, quello della Stars. Allora, per me non è al primo posto perché secondo me non è il vestito più bello, insomma. Cioè, Jill è nata, tra virgolette, così. Ok, comunque quei cosi nelle spalle e messi lì che non hanno granché di senso, il berrettino, cioè si vede proprio che è una classica cosa molto particolare degli anni 90, insomma. Ora, giustamente, poi è diventato un vestito classico, canonico e un simbolo di Jill, però sinceramente parlando, come vestito non mi ispira chissà che cosa. È bello, però... Per me una quarta posizione più che meritata, se devo essere sincera. E finalmente andiamo alla top 3, ma prima vi invito a iscrivervi al canale, mettere like, commentare, iscrivervi su tutti i miei social, sulla piattaforma Viola e anche sul secondo canale, mi raccomando. Top 3! Abbiamo il vestito classico di Resident Evil 3 1999. Devo dire che io preferisco... ovviamente il vestito originale di Resident Evil 3, non quello che non messo nel remake col gonnellino a shorts. Sinceramente non ha granché di senso questo cambiamento e in ogni caso è vero che non ha granché di senso che Jill vada in giro e scappi dalla città con una minigonna, ok? Ci può stare tutto questo. Però ricrearlo come uno shorts, sinceramente, non mi interessa più di tanto a me, cioè, non è tanto giusto per i fan, insomma. Però i motivi per cui l'hanno fatto, lasciamoli stare. Alla numero 2, paradossalmente, io preferisco il vestito di Resident Evil 3 Remake. Finalmente ha senso quel vestito, obiettivamente, come dicevo prima, non ha senso che Jill scappi con una minigonna, quindi...
Il modello dell'outfit di Resident Evil 3 Remake per me è azzeccatissimo, è perfetto, perché comunque ha senso. Jill è una poliziotta, va via vestita in quel modo, è molto più reale, diciamo così. Abbiamo la fondina, gli stivali, a me piace tantissimo. E infine andiamo alla top 1. E io alla top 1 metto il vestito, anzi l'uniforme della BSIA di Jill Valentine. Ragazzi, io lo adoro questo vestito. Io tutt'oggi rigioco Resident Evil Rebirth con quel vestito, o meglio l'HD Collection in quel caso, quindi chiamiamolo remake. Preferisco giocarlo con quel vestito lì. Io lo adoro, come utilizzo tantissimo, ho utilizzato tantissimo in passato Jill di Resident Evil 5 nei mercenari con quel vestito. Cioè, per me è spettacolare, professionale, unico, particolare, semplice. Cioè, racchiude dei dettagli che secondo me sono unici di quel vestito e che Jill ci azzeccano tantissimo. Un uniforme veramente ben strutturata e ben gestita. E che dire, ragazzuoli, questa era la mia top 10 degli outfit di Jill Valentine. Scrivetemi nei commenti cosa ne pensate. Iscrivetevi al canale, mettete un like, bla bla bla, lo sapete già, mi raccomando. Vi ricordo che solamente il 30% degli iscritti guardano il mio canale, quindi il restante non siete iscritti nonostante lo guardate. Com'è possibile? E quindi vi raccomando, fatelo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!